Bentornato nel mio canale. Qual è il tuo segno oggi? Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oggi è venerdì 10 dicembre 2021. Oroscopo Sagittario. Parole incisive, senza animosità. Nel mito greco il vostro segno si collega al centauro Chirone, mezzo umano e mezzo equino, esperto di medicina, filosofia, arte militare e maestro di famosi eroi quali Eracle, Giasone, Ulisse. In effetti note di questo talento si intravedono anche in voi, ottimi insegnanti, anche se non è la vostra professione, capaci di trasmettere con parole semplici e incisive contenuti profondi. Un fondo di filosofia si intravede sempre nei vostri discorsi, anche se non siete cultori della materia. La saggezza mutuata dall'esperienza esistenziale ce l'avete nel DNA, e amate trasmetterla. Diffondere quegli ideali in cui credete fermamente, la pace, la tolleranza, la giustizia, l'ecologia. Bello sentirvi parlare perché in ogni parola ci mettete pathos ma senza animosità, concedete a tutti una possibilità di appello, a scuola, ai congressi, alle riunioni condominiali o semplicemente nel gruppo di amici, quando aprite bocca tutti sospendono ciò che stanno facendo, per non perdersi nemmeno un brandello del vostro discorso. Un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa, un nuovo modo di stare insieme e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single che avranno modo di approfondire le conoscenze. Per chi ha in corso una separazione oggi saranno possibili nuovi accordi che semplificheranno non poco la vita. Lettere o messaggi in arrivo. Qualcuno che in passato non ti considerava busserà alla tua porta. Forti emozioni. Alcuni cambiamenti da fare. Meglio evitare i viaggi. Qualcuno non è sincero con voi, sarà bene essere prudenti e cercare di capire chi vi vuole bene veramente e chi no. Buone notizie da lontano. Un lieto evento potrebbe rallegrarti. Se sei studente sarai favorito. Attenti alle persone gelose. Sentirai un'attrazione particolare per una persona speciale che ti interessa. C'è qualcosa che vi irriterà, mantenete la calma e restate indifferenti, tanto passa presto. Tagliate ogni ponte con il passato se volete rinascere, costruirvi un futuro e prendere le decisioni adeguate. Da voi, molti, si attendono coraggio e forza d'animo. Non deludeteli. Se pensavate di fare una dieta, questo è il momento giusto per iniziarla. Ma non tentate di farlo da soli. Potreste compromettere i risultati per la sopravvenuta pigrizia. Affronterete tutto, oggi, con molta energia, una luna splendente nel vostro cielo più che mai vi influenzerà positivamente inducendovi a essere bellici, pratici e soprattutto concreti in tutto ciò che farete. Vantaggi dal comunicare e dallo scrivere. Molto bene ciò che farà in segreto. Giorno per abbellire la casa. Sii più affettuoso con la persona amata. Situazione eccellente nella sfera amorosa per le nate alla fine del segno. Uscite di casa con il sorriso vedrete quanto può essere contagioso. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. Accorciatevi le maniche e iniziate a lavorare sodo per i vostri scopi. Prosegue felicemente il momento per voi Fausto e vi concede una giornata in cui sarete particolarmente pimpanti e ironici. Venere, astro della voglia di essere gaudenti e di divertirvi, sta viaggiando infatti nel segno buon vicino del Capricorno e vi aiuta a sentirvi col cuore leggero in qualsiasi situazione. Quella di oggi sarà per voi una giornata all'insegna del recupero. Secondo le stelle ci sarà della stabilità sia amore sia sul lavoro. Insomma, non male dopo le recenti tempeste. Date il massimo per far notare a tutti le vostre capacità. Solo così potrete superare gli ostacoli che vi si presentano. Questa giornata riporta alla luce la tua gran voglia di fare conoscenze ma dal pomeriggio c'è una luna un po' strana e quindi potresti improvvisamente ritrovarti per conto tuo. Per esempio, un appuntamento salta, un progetto salta. O quantomeno sarà da rimandare tutto a domenica che, lo anticipo fin da ora, potrebbe essere una bella giornata per le relazioni d'amore. Vi preme molto essere considerati bravi, utili e, soprattutto, capaci. Attenzione però, a non trovare troppi escamotage per apparire per come non siete,
perché potreste perdere la fiducia concessa. Cercate di fare tutto con moderazione e non con eccessivo zelo. Già in passato avete potuto apprezzare appieno le conseguenze di tale atteggiamento, che si è rivelato deleterio per i vostri rapporti professionali, ma anche per alcune questioni personali. Giù di corda, con Marte in dodicesima casa l'energia è sotto i tacchi. In compenso potete avvalervi del doppio sestile della Luna con Giove, signore del vostro segno nonché della giornata. Risultato: buone notizie da lontano. Quanto ad eventuali difficoltà, l'ambiente sarà pronto a darvi una mano. Amore ed Eros. Due punti di contatti sociali oggi ne avrete a go-go: amici incontrati per caso in centro, visite ai parenti, e i messaggi da una persona cara ma lontana. A tutti rispondete con una calda ondata d'affetto, se festeggiate il compleanno stasera in programma una bicchierata per pochi intimi accompagnata da una torta deliziosa fatta con le vostre mani. Nettuno, in angolo disarmonico dai Pesci, può rendervi lievemente ombrosi con la vostra dolce metà, specie se siete nati nella terza decade. Sappiate soprassedere su alcune differenze di vedute che vi possono interessare come coppia. Il vostro spirito generoso vi stimola a cercare un regalo per Natale. Non vi concentrate su quanto il vostro io esuberante vi suggerisce e piuttosto sforzatevi di immedesimarvi in quel che la persona amata potrebbe veramente desiderare o su quello di cui potrebbe avere effettivamente bisogno. Plutone e Saturno, in tandem, vi aprono la mente consentendovi di agire e scegliere al meglio. Lavoro e denaro. Due punti studi, commerci, meeting, viaggi di lavoro, tutto oggi gira alla grande, a patto che non dobbiate fare più fatica del solito. La mente e la lingua si muovono bene, è il corpo quello più spappolato e gli dovete rispetto. In questi giorni sarete di certo più inclini a voler lasciare i vostri preconcetti, abbracciando con maggiore entusiasmo le novità che vi si porranno di fronte. Siete uno dei segni più autenticamente sportivi dell'intero zodiaco, donne comprese, e praticamente è certo che la maggior parte di voi si rivolga al gioco del calcio con tutta la passione che il vostro segno di fuoco ci sa mettere. Tra i più promettenti calciatori del vostro segno ecco l'argentino Gonzalo Higuaín. Benessere. Due punti stanchezza e un filo di nervosismo, ma non abbastanza da abbattere il buon umore oggi alle stelle. Vedere gli amici vi infonde carica, proibito perciò restarsene in tana da soli. La socialità per voi è vita. C'è di più per rimanere in forma che mangiare bene e fare esercizio fisico. Puoi trarre vantaggio da una maggiore attenzione a tutto ciò che c'è nella tua vita, quanto è pulita la tua auto. Rifate il letto ogni mattina? Per quanto non fate il boccato. Per lei, stanchissimi, per fortuna il bel collega vi offre un passaggio in auto, risparmiandovi la folla sui mezzi pubblici, carinissimo. A questo punto non resta che ricambiare offrendogli un aperitivo. Per lui, stravolti, rientro dalle vacanze a notte inoltrata, risveglio ante Lucano per andare al lavoro, poi l'oretta di palestra per mantenere il fisico e ora. Avreste anche la riunione al club? Croce sopra, stasera si va a nanna presto. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8, attività, 8, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.